Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova edizione del nostro Prima TG. In apertura, come di consueto, l'andamento della curva pandemica da coronavirus su tutto il territorio nazionale. Sono 13.633 i nuovi casi Covid su tutto il territorio italiano nelle ultime 24 ore. L'incremento delle vittime è stato di 472, il numero complessivo da inizio pandemia è di 84.674 vittime. I test processati tra tamponi molecolari e test antigenici sono stati 264.728, con un tasso di positività in leggera discesa al 5,1 rispetto al 5,2 della giornata di ieri. Sono 2.390 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 23 nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono stati invece 144. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.691 pazienti, in calo di 354 unità rispetto a mercoledì. In leggero aumento invece in Campania il tasso tra positivi e tamponi esaminati in data odierna, che sale al 7,99%. Secondo quelli che sono i dati diramati come di consueto dall'unità di crisi regionale, ci sono stati 1.106 positivi nelle ultime 24 ore su 13.834 test processati, di cui 1.580 antigenici. Di queste persone trovate positive, 64 hanno mostrato sintomi compatibili con il Covid. Ci sono 46 deceduti, di cui 7 nelle ultime 48 ore e 39 deceduti in precedenza, ma contabilizzati soltanto nell'ultimo bollettino. Mentre invece per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva a disposizione della regione ne sono occupati 104, mentre invece su 3.160 posti tra offerta pubblica e privata a disposizione della Campania ne sono occupati 1.438. Prosegue intanto il caos vaccini in Italia, con i ritardi reiterati nella consegna del secondo lotto Pfizer in tutte le regioni italiane. Nel bollettino odierno sono state 1.293.941 le dosi finora somministrate, l'83% del totale a disposizione dell'Italia. La somministrazione ha riguardato finora 814.678 donne e 479.263 uomini. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose sono invece 29.742. Le dosi sono state somministrate a circa 800.000 operatori sanitari, 400.000 unità di personale non sanitario e oltre 100.000 ospiti di strutture residenziali e 10.757 over 80. Sul caos vaccini si è espressa anche la Campania. Il presidente Vincenzo De Luca ha detto: nessuno mi dica che si stanno rispettando dei criteri oggettivi, abbiamo assistito a un vero e proprio mercato nero dei vaccini. Lo ha detto il governatore della regione Campania nella sua consueta conferenza stampa del venerdì. Però ha confermato De Luca che entro la fine dell'anno sarà vaccinata tutta la popolazione della Campania. Sul punto si è espresso anche il primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris. Lo ascoltiamo. Ieri abbiamo fatto un incontro molto proficuo con alcuni sindaci delle città metropolitane, siamo stati a lungo con lui, devo dire in maniera puntuale ci ha descritto il piano che riguarda il paese, le città, il ruolo dei sindaci. È un piano che è molto condizionato dalla capacità dei produttori, non solo Pfizer ma anche gli altri che devono arrivare, di rispettare gli impegni che sono presi. Quindi la progettualità di massima è quella di arrivare in autunno con la vaccinazione di massa, seppur non obbligatoria, ma questo è condizionato alle produzioni. Diciamo, c'è ancora un moderato, se meno diciamo convinto, ecco, mettiamolo in questo modo, da parte loro di ottimismo rispetto a prima, però
ritengo che si possa anche recuperare questo tempo che parzialmente si è perso in questi giorni. Io non dispero che l'inizio della primavera possa essere il momento in cui si inizia a intravedere quella luce, per poi arrivarla a percepirla sempre più luminosa. Cambiamo argomento, il TAR della Campania si è pronunciato e, come era già nell'aria, ha accolto il ricorso che è stato presentato da alcuni genitori contro l'ordinanza della Regione Campania e ha deciso con un provvedimento cautelare la riapertura delle scuole superiori con modalità integrata dal prossimo 1° febbraio. Ecco che dunque la Regione dovrà conformarsi a quanto indicato nel DPCM per le scuole secondarie superiori, previa ricognizione degli atti attuativi e proattivi necessari a rendere effettiva quella che è la didattica in presenza, naturalmente in quelli che sono i limiti prescritti. Il rientro dovrà avvenire entro il 1° febbraio, proprio per consentire di adottare tutte le misure di salvaguardia anche di quello che è lo stato avanzato ormai dell'anno scolastico. C'è anche la possibilità di anticipare, ove le condizioni locali possano consentire il rientro in presenza comunque di un numero di studenti. Anche qui si è espresso il primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris, lo andiamo ad ascoltare in un breve estratto. La giustizia amministrativa ricorda al Presidente della Regione che esiste uno dei diritti costituzionali più importanti, che chiaramente è compresso dalla pandemia, ma la compressione non può diventare consuetudine definitiva. E soprattutto il Presidente della Regione è stato bravo ad essere il primo in un triste primato, visto che lui ricorda spesso i primati, cioè quello della Regione che ha per ultima aperto la scuola dopo l'estate e che per prima l'ha chiusa. Quindi di fatto ha contribuito pesantemente a un affievolimento significativo della garanzia del diritto a tutti. Settimana prossima porterò al Ministro dell'Istruzione i dati sulla dispersione scolastica, sono terribili. Bisogna essere consapevoli che la DAD non arriva ovunque, è chiaramente strumento indispensabile in pandemia, quindi non è che sto banalizzando la questione, ma credo che qui troppo frettolosamente si è ritenuto che la scuola dovesse essere il luogo primo da sacrificare subito. Non c'è luogo totalmente sicuro dalla pandemia, ma anche lo stesso CTS ha detto che sicuramente tra i luoghi più sicuri c'è la scuola. E qua non c'è un ente che vale per tutti e non ci sarà mai il luogo della prontezza assoluta e della perfezione. Noi siamo pronti a partire, perché si è fatto un lavoro, devo dire, secondo me molto proficuo in questi mesi tra prefettura, comune, dirigenti scolastici, direzione regionale scolastica, aziende dei trasporti e tutti gli altri enti interessati per cercare di garantire al meglio tutti i servizi connessi alla scuola, trasporto, distanziamento, differenziazione di orari. È chiaro, prima si parte, prima si tarano anche le eventuali correzioni che si devono fare. Mi sento di dire che Napoli ce la può fare come ce la può fare una città del centro o del nord. È difficile, ma è una sfida che dobbiamo cominciare ad avere. Ora un fatto di cronaca, un ingegnere informatico di 39 anni di Napoli è indagato dalla Procura di Catania per adescamento, accesso abuso a sistema informatico e sostituzione di persona. L'uomo infatti avrebbe sottratto il profilo Facebook ad una donna e ne avrebbe creato un altro falso a nome della figlia minorenne di quest'ultima, che utilizzava per adescare numerosi minorenni di 12-13 anni a cui chiedeva foto e racconti intimi. L'indagine è stata avviata dopo la denuncia della donna alla polizia postale di Catania. L'uomo avrebbe anche contattato alcune amiche adulte della donna, dalle quali, con la scusa di parlare di problematiche legate alle figlie minorenni, avrebbe tentato di ottenere altre foto e dettagli intimi. Anche un'altra amica della donna avrebbe nel frattempo subito il furto del suo profilo social. Durante una perquisizione domiciliare che è stata eseguita dalla polizia postale, sono stati sequestrati dispositivi informatici che hanno poi confermato quella che è la responsabilità dell'indagato.
effettuata nei comuni di Palma Campania e Cancello e Arnone un'operazione di controllo straordinario contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. Sono entrati in azione 24 equipaggi per un totale di 63 unità interforze che, tra le altre attività, hanno presidiato con posti di blocco le vie di accesso alle località o ai siti in cui sono abitualmente abbandonati e dunque conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio. Sono state controllate 7 attività imprenditoriali e commerciali con 4 sequestrate, nonché 55 persone identificate con 4 denunce tra lavoratori irregolari, rei di illeciti ambientali e 22 persone sanzionate, anche 70 veicoli controllati, di cui 62 sequestrati. Circa 50.000 metri quadri di aree sequestrate con 1.000 tonnellate di rifiuti speciali e centinaia di pneumatici fuori uso, anch'essi sottoposti a sequestro, oltre 22.000 euro di sanzioni comminate. I reati contestati sono gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni. L'ASL di Caserta ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento Covid sul territorio della terra di lavoro. Nella giornata del 22 gennaio si certificano 104 nuovi positivi, cui si aggiungono 294 guariti e 8 deceduti. Come potete vedere dalla grafica, i tamponi processati sono stati 1.748, con un tasso di positività del 5,9%, in discesa rispetto a quanto si è visto negli ultimi giorni. Maddaloni è la città della provincia che continua ad avere il maggior numero di attuali positivi, con 280 contagiati, seguita da Mondragone con 188 e Caserta con 171. Restiamo a Caserta perché il sindaco locale Carlo Marino ha pubblicato un messaggio sulla propria pagina social parlando dei lavori del policlinico. Il primo cittadino ha detto che riapre dopo anni di fermo il cantiere del policlinico, una delle opere più importanti e strategiche del Mezzogiorno, nonché un grande traguardo per quella che è la sanità campana. I lavori termineranno entro 32 mesi, mentre già tra 20 mesi sarà pronto il polo didattico. Si tratta di un investimento da 174 milioni di euro, di cui 50 della regione, per arredi e tecnologie all'avanguardia. Dunque la struttura si svilupperà su una superficie di 250.000 metri quadri, con un piazzale d'accesso al pronto soccorso, comprensivo anche di eliporto e una nuova linea viaria. Chiudiamo con il calcio. Arkadiusz Milik è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. Risolta la querelle con il Napoli, che ha ceduto il calciatore a titolo temporaneo con prestito con obbligo di riscatto per i francesi. L'attaccante polacco, apparso subito molto sorridente, ha pubblicato una foto e un video sui suoi canali social, commentando con grande entusiasmo l'approdo in Francia. Il calciatore ex Ajax ha scelto la maglia numero 19 e nelle sue prime parole c'è tanta felicità. Ha detto: "Sono contento ed orgoglioso di annunciare che sono ufficialmente un giocatore del Marsiglia, uno dei più prestigiosi club europei. Sono pronto per questa nuova avventura." Con il calcio chiudiamo questa edizione serale del nostro Prima TG. Vi ricordiamo l'appuntamento subito dopo il telegiornale con Prima Serie A. Alessia Bartiromo, Giovanni Gaudiano e Francesco Ricciardi, due graditissimi ospiti. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta invece domani con la rassegna stampa. Da parte mia, grazie per averci seguito e arrivederci.